E bentornati in Top Book, la nostra classica rubrica che verrà riproposta ogni primo lunedì del mese, dove vi racconterò il mercato dei PC portatili con il nostro format di sempre, lo stesso di Mick in Top Smartphone, cioè vi parlerò solo di prodotti selezionati e che vale la pena considerare in questo preciso momento. Oh ragazzi, in questo mese di ottobre ci sono tante opportunità per chi sta cercando l'offerta giusta. Prima di tutto, da inizio ottobre c'è il 10% di sconto su Amazon Warehouse e vi consiglio di darci uno sguardo perché potrebbero uscire fuori tante occasioni con i classici ottimi usati di Amazon con la loro garanzia. La seconda notizia è che nei giorni 11 e 12 ottobre Amazon terrà una sorta di secondo Prime Day e lì sicuramente si troveranno tante offerte notebook un po' per tutte le esigenze. Quindi il consiglio generale che vi do è di iscrivervi al nostro canale Telegram che trovate linkato in descrizione e di seguirci in fondo un po' dovunque, perché lo sapete il modo in cui seguiamo tutti questi giorni di offerte, insomma troverete sicuramente l'offerta giusta per le vostre esigenze. Ultimissima cosa, perché non tutti arrivano a fine video, se avete dubbi o domande lasciate un like o un commento nelle prime ore di pubblicazione del video, così state sicuri che io vi rispondo. Ma ora partiamo con la selezione di ottobre. Una conferma per la fascia bassissima di prezzo con Asus E410 con Intel Celeron, e sì un processore scarso ma comunque in grado di supportare le operazioni basiche con RAM da 4GB e 128GB di MMC, ma fortunatamente si può installare un SSD. Per tutto il resto si tratta di un entry level di nuova generazione con display da 14 pollici, Full HD antiriflesso e una buona tastiera con trackpad e tasterino numerico a scomparsa. Va un filo fuori budget, ma si iniziano a rivedere i Ryzen in fascia bassa. HP 15S con 8GB di RAM, 256GB di SSD e un pannello da 15.6 pollici Full HD è un notebook onesto, ha anche una porta USB-C e tutto ciò che serve per gestire bene Windows 11. Resta sempre di fattura economica, ma almeno c'è un processore Ryzen. Ancora più giù di prezzo il Lenovo IdeaPad Duet. Non ha nessuna specifica tecnica invidiabile, ha solo 64GB di memoria interna, 4GB di RAM e un processore MediaTek. Fortunatamente Chrome OS non ha bisogno di una scheda tecnica impressionante per funzionare in maniera onesta e a meno di 200 euro è da considerare. MSI Modern 14 è costruito in alluminio, pesa poco più di un chilo e ha un display da 14 pollici Full HD con una buona luminosità e un valido setup audio a supporto per essere anche un notebook adatto alla multimedialità. Ha un processore Intel Core i3 di 11ª generazione, 8GB di RAM, 256GB di SSD, una buona tastiera, un bel trackpad, una buona dotazione di porte, ma la versione intorno ai 449 euro è quella senza sistema operativo. Nessun problema, sul canale trovate una guida su come installare Windows, è davvero semplicissimo. Il Samsung Galaxy Book 2 è calato un bel po' ed entra di diritto nella classifica con il suo processore Intel Core i3 di 12ª generazione, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Esteticamente un bel prodotto, è funzionale e poi ha un display da 15.6 pollici Full HD di buona qualità. E si prosegue con Acer Aspire 5 con Intel Core i3 di 11ª generazione, 8GB di RAM, 512GB di SSD. Il display è un 14 pollici Full HD, c'è il sensore di impronte digitali, una buona tastiera, tante porte a disposizione, insomma le solite cose che caratterizzano da anni la serie Aspire di Acer. Super novità con MSI Modern 14 2022 con Intel Core i3 di 12ª generazione, 8GB di RAM, 512GB di SSD. Tutto il resto è stato migliorato con un display da 14 pollici ancora più ottimizzato, una tastiera rivista, un trackpad più grande, maggiori connessioni e un design molto elegante. Buona proposta di Lenovo con il suo IdeaPad Flex 5 con Ryzen 5 5500U che dà una mano a chi non vuole spendere troppo ma vuole comunque portarsi a casa un convertibile. Si tratta di un 14 pollici Full HD, ci sono 8GB di RAM, un modulo SSD da 512GB, una buona tastiera, un design abbastanza moderno, insomma è un buon convertibile. Dell Inspiron 15 è interessante come notebook in generale, non tanto per le sue specifiche, che ha come vera novità il Core i3 di 12ª generazione, sempre 8256, ma perché è una macchina precisa, affidabile, costruita bene come da tradizione per la linea Inspiron di Dell.
MSI Prestige 14 Evo è un notebook adatto sia al lavoro che allo studio, ma di quelli seri, grazie al processore Intel Core i7 1280p, la serie è bella potente di Intel. Ovviamente non mancano 16 GB di RAM, 1 TB di SSD molto veloce, un buon pannello da 14 pollici Full HD e tanta, ma tanta affidabilità. Dell G15 in versione Ryzen Edition è un notebook gaming con AMD Ryzen 5 6600H accompagnato da una RTX 3050. È una combo assolutamente perfetta per sfruttare display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate a 120 Hz e per tutto il resto non è troppo diverso dalla precedente generazione, ma almeno il prezzo non si è alzato di troppo ed è sempre decisamente configurabile. E come non citare quello che si trova stabilmente sotto i 1000 euro, il MacBook Air M1 che ormai si trova a 999 euro, qualche volta anche parecchio sotto, 850 euro. E cosa dire per una macchina del genere? È bella, ha un processore Silicon M1 decisamente potente e una durata della batteria da urlo. Asus VivoBook 14X è un portatile molto interessante che fa bene un po' tutto e che ha nel display OLED il suo punto di forza. Si tratta di un 14 pollici OLED a 90 Hz, il processore è un Core i7 di 11ª generazione, ma serie H, quella ad alto TDP, ed infine è anche accompagnato da una RTX 3050 per la creazione di contenuti ed anche un po' di gaming. MSI Stealth 15M sembra un notebook classico, ma è decisamente un portatile gaming con il processore Intel Core i7 di 12ª generazione che spinge alla grande tutte le operazioni, anche quelle più complesse, ed ovviamente in gaming con la RTX 3060 si migliora decisamente tutto. Una versione migliorata praticamente in ogni aspetto rispetto alla precedente generazione ed è davvero un gran bel portatile adatto a vari usi. Ancora Dell, circa 49 euro fuori budget, ma il nuovo G15 Gaming in versione Intel Core i7 12700H, un bel 14 core 20 thread in combo ad una RTX 3060 con ray tracing e DLSS, è davvero tantissima roba. Il pannello è un Full HD da 15.6 pollici a 120 Hz, ci sono anche 16 GB di RAM DDR5 e un modulo SSD da 512 GB. Dell Inspiron 14 Plus è un notebook da 14 pollici 2K in 16 decimi, davvero molto interessante, con il processore Intel Core i5 12500H molto potente e una scheda video dedicata RTX 3050. Ci sono tutte le porte del caso a disposizione, c'è una tastiera invidiabile, un trackpad preciso, anche l'airflow è ben veicolato, insomma una macchina equilibrata ed interessante. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360, grazie ai nuovi processori Core i5 e Core i7 di 12ª generazione, raggiungono vette di prestazioni che prima erano impensabili. Si tratta di un convertibile con display AMOLED compatibile con S Pen, con anche altre integrazioni per l'esperienza Samsung, ma la cosa interessante è che in futuro sarà possibile prenderlo in configurazione con la scheda video dedicata Intel Arc. Si presenta quasi come un notebook informale, ma questo MSI GP76 Leopard Cell fatto suo con il processore Intel Core i7 11800H e scheda grafica RTX 3070 di Nvidia. Il suo punto di forza è il design compatto, ma in un corpo così contenuto MSI è riuscita comunque a inserire un ottimo sistema di raffreddamento. E per avere quel design si è lavorato anche sull'ottimizzazione del display, 17.3 pollici nelle dimensioni di 15 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 144 Hz. Il Creator M16 di MSI è un notebook interessante. Sotto la scocca nasconde un processore Intel Core i7 12700H con GeForce RTX 3050 Ti, dedicata per avere un ottimo supporto nella creazione dei contenuti e anche nella fruizione. Insomma, classico portatilone da 16 pollici QHD pronto al lavoro duro. Il Creator Z16 di MSI è un notebook elegante ma decisamente potente. Sotto la scocca si nasconde un Core i7 12700H con RTX 3060, in grado non solo di aiutare tutti i creators ad esprimersi al meglio, ma anche di farsi passare qualche sfizio in più quando si vogliono distrarre dal lavoro con i giochi con ray tracing e DLSS, che vengono comunque riprodotti su un display enorme da 16 pollici QHD a 120 Hz. Asus ROG Strix G17 è sempre una sicurezza. Ottima base hardware con Ryzen 7 6800H, RTX 3060 e tanta potenza extra che arriva dai vari boost di ROG. Il display è un 17.3 pollici Full HD ma ben 360 Hz di refresh rate, poi ci sono 16 GB
4GB di RAM DDR5, 1TB di SSD PCI Express 4.0 e tante porte a disposizione. Il MacBook Air M2 è qui ed è posizionato in maniera un po' scomoda sul mercato. La versione base non è preferibile e andrebbe configurato diversamente dal modello base, ma il prezzo sale terribilmente. In ogni caso la macchina è bellissima, il display è migliorato tanto, il chip M2 è molto potente e l'autonomia è sempre irraggiungibile per gli altri. Ed ecco il Lenovo Legion 5 AMD di nuova generazione, che è sempre super interessante. Il display da 15.6 pollici Full HD, ma con un refresh rate aumentato a 165 Hz, quindi validissimo dal punto di vista del gaming ed anche dal punto di vista hardware. La combo con il Ryzen 5 6600H RTX 3060 è davvero fantastica per giocare ed anche per lavorare. Il prezzo è aumentato un po', ma il Legion 5 è sempre il Legion 5. Dell XPS 13 Plus è arrivato ed è bellissimo. Si tratta di un notebook da 13,4 pollici, Full HD, quasi futuristico, con il trackpad invisibile, una zona soft touch per i tasti funzione e il classico display borderless. Il tutto senza rinunciare alla potenza, anzi, quest'anno grazie ai processori Core i5 e Core i7 di 12ª generazione il salto prestazionale è davvero importante. La linea XPS di Dell è sempre una certezza ed anche quest'anno è consigliato. MSI G66 Rider è un notebook gaming da sogno. Il processore Intel Core i7 12700H con scheda grafica RTX 3080. La base hardware è importantissima e si completa con 32GB di RAM DDR5, 2TB di SSD espandibili ed anche il super sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity Plus. Il display è quasi completamente borderless e un IPS a 240Hz da 15.6 pollici con risoluzione QHD. Il nuovo Asus ROG Zephyrus M16 è un super notebook gaming con Intel Core i7 12700H, RTX 3060, display QHD da 16 pollici ma nelle dimensioni di un 15 e soprattutto con refresh rate a 165Hz ed anche, udite udite, una webcam che finalmente ritorna. Ovviamente 16GB di RAM espandibili, SSD da 1TB e tanta cura per tastiera, trackpad e audio. Il sistema di dissipazione è adeguatamente calibrato alla sua potenza e anche il suo design non è affatto male. Ritorno a una linea che amo. Il ROG Flow Z13 è un tablet con Intel Core i9 di 12ª generazione, una scheda video dedicata RTX 3050 Ti, 16GB di RAM DDR5, 1TB di SSD NVMe, un display in 16 decimi Full HD a 120Hz e, udite udite, anche supporto alla XG Mobile, una RTX 3080 esterna. Ebbene sì, viviamo in un'epoca dove un tablet ha un Core i9, una tastiera rimovibile e una RTX 3080 esterna. Asus ROG Zephyrus G14 2022 è una macchina fantastica, full AMD, con processore AMD Ryzen 9 6900HS e con scheda grafica dedicata Radeon RX 6800S. Poi ci sono 16GB di RAM DDR5 e classico Tera di SSD NVMe 4.0. Il display è sempre un 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 120Hz, ma a sorpresa è tornata anche la webcam a 720p. Insomma, è uno dei notebook più particolari in circolazione ed è tornato a farsi sentire. E si chiude come al solito la puntata di TopBook con i nuovi notebook di Apple, i MacBook Pro 14 e 16 pollici con display mini LED Liquid Retina XDR. E poi c'è il ritorno di tante porte a disposizione, ma a rubare l'attenzione è ovviamente la nuova interazione di Silicon M1, che in versione Pro è già un bel boost, ma in versione Max si mette tra i pesi massimi delle workstation mobile. Costano tantissimo, sono delle macchine un po' di nicchia, ma hanno delle prestazioni davvero enormi e senza dover essere sempre attaccati alla corrente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, seguiteci dovunque, su Telegram, su tutti i nostri profili, quelli social, qui su YouTube, YouTube di tutto Android, faremo dirette, insomma copriremo come al solito i giorni di offerte a nostro modo, quindi eventuali dubbi, domande, lasciate tutto qui in basso, io vi rispondo tutti, spero di riuscire a rispondere tutti e non è semplice. E nulla, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!